Allora, buonasera, siamo qui al Panne, una versione particolare, facciamo tutto da solo, io sono contentissima. Fuse Gamer, ma il vero nome è Antonio. Allora, si è parlato all'interno, insomma, di quello che sono appunto le problematiche legate al cyberbullismo, al bullismo, tutto ciò che può essere qualcosa di veramente dannoso, insomma, per i giovani che magari non hanno facilità a riconoscere una serie di effetti negativi. Tu sei uno seguitissimo, sei uno che oggi è venuto qui alla presentazione di questa nuova app voluta da Limerwheel Italia. L'importanza di avere un'app del genere, magari integrata anche di qualcosa che si è detto stesso in presentazione, e come far capire ai giovani l'attenzione veramente alta che devono avere. Sì, innanzitutto saluto tutti, mi ha fatto piacere partecipare a questa iniziativa perché credo che quello che possa, cioè il gap che c'è oggi tra generazioni sia dovuto al fatto che magari non si capisca l'importanza di alcuni strumenti che sì, spesso possono rivelarsi dannosi, ma che oramai ci sono, e perciò bisogna utilizzarli, non averne paura, non demonizzarli, secondo me, perché sono gli strumenti che poi utilizzano tutti. Certo. Quindi io me ne rendo conto, i ragazzi stanno molto più sui social come Instagram, YouTube e Facebook piuttosto che guardare la TV, quindi magari un programma, quello che prima poteva essere un programma di approfondimento su questo tema, potrebbe benissimamente essere risolto con una formula del genere, ovvero un'app che magari integrata con video, dimostrazioni, con foto, potrebbe rendersi utile, e io credo soprattutto debba utilizzare un linguaggio molto più facile, molto capibile, più easy. Sì, perché è bene che i ragazzi siano informati in tutto e per tutto, anche con eventuali leggi, con nozioni, ad esempio quella parte in cui si spiega cosa è il bullismo, certo, cosa io l'ho trovata. È meglio identificarsi laddove, sì, insomma, si è poi diventato soggetto di. Esatto, di quindi magari uno pensa: ma sono soggetto, cioè sono stato vittima di bullismo, fammi andare a vedere. Quindi una prima identificazione avendo la conoscenza di quello che è, per poi magari avere gli strumenti atti a poterlo contrastare, sì, quindi supporti. Magari spesso oggi si. Cioè quello che ci può essere appunto il coraggio, ma non tanto il coraggio dell'affrontare il bullo, il coraggio di magari informare un proprio parente, un proprio amico, certo, eccetera. Quindi io penso che muoversi autonomamente anche attraverso un'app e non direttamente parlare o comunicare potrebbe essere comunque interessante, per poi arrivare ovviamente a fasi successive. Si fa una scelta quando si decide di fare qualcosa come quello che fai tu, insomma, sì, non è facile essere seguito da tantissimi giovani, ecco, però poi l'importanza di trovarsi in una sala dove ci sono sì tanti giovani, ma anche qualche giovane un pochino più agé, no? Che magari ti guarda un attimino con, certo, quella perplessità, come a voler meglio capire, intendere quello di cui si sta parlando, però poi ecco, arrivare a dare anche dei consigli per meglio migliorare un'app che sicuramente farà strada. Sì, sono infatti quello che ne parlavamo prima in privato, ovviamente queste iniziative quando sono così importanti e riguardano cariche anche locali, cittadine, me ne rendo conto che magari le prime file possono essere occupate da persone un po' più grandi che magari non possono, cioè possono essere consapevoli del tema ma non essere potenziali vittime in questo caso. E quindi magari i giovani che sono un po' più dietro, l'obiettivo è proprio quello di coinvolgerli, quindi io credo che proprio, proprio forme come questa possono essere sicuramente utili. E anche in quello che facciamo, come ho detto nel mio intervento, c'è anche un senso di responsabilità che magari a volte è un po' tradito, ma cerchiamo di correggerlo, perché comunque ci rendiamo conto che arriviamo a un pubblico grande, avendo un target d'età comunque vicino a quello di ragazzi che frequentano gli istituti scolastici, medie di scuole medie e superiori, quindi ci rendiamo conto e spero che appunto questi ragazzi possano essere consapevoli di quello che gli sta attorno e che gli succede in maniera più informata, perché oggi magari rispetto a qualche anno fa ci sono gli strumenti per farlo, quindi visto che questi strumenti li utilizziamo sempre, perché non utilizzarli anche per argomenti del genere? Io penso che sia fondamentale farlo.
Allora, io ringrazio Few Gamers, voglio dirlo così, dai, sì, esattamente come ti conoscono i giovani, ti strappo una promessa, ci rivediamo su Rottv Italia, perché ascoltare te per i giovani che seguono Rottv Italia può essere soltanto, insomma, un punto di educazione a meglio riconoscere fake o bulli anche all'interno di quelli che sono i frequentatissimi di social network. Grazie. Va bene, grazie a voi, prometto di venire anche con Andrea e Mirko, assolutamente, i miei compagni fondamentali. Di cui Andrea è 17enne, quindi è un ragazzo che anche attraverso questa fascia d'età, quindi lo vive e possiamo magari portare la nostra testimonianza. Allora, lui ci sarà, grazie. Grazie a voi.